Pettini e monili non sono ricavati dalle corna di bue. La bottega del Segacorna rivive attraverso la riproduzione delle diverse fasi di lavorazione. Gli oggetti prodotti dagli abili artigiani venivano esportati in tutto il mondo. I maestri dell'osso, definiti anche ciaschini, a fine Ottocento raggiunsero gli Stati Uniti per indottrinare i gioiellieri newyorkesi nell'abbinamento dell'osso ad oggetti in oro. La Proloco di Castel Baronia, per la prima volta nella storia della comunità locale, ha voluto far rivivere l'attività dei Segacorna, voce importante nell'economia del paese. Proprio per questo mestiere ai castellesi venne dato l'appellativo di Segacorna. Il proposito della Proloco è di non disperdere il patrimonio storico-culturale lasciato in eredità dai predecessori. Nella scuola dell'osso, nei pressi di Piazza Mancini, i docenti e gli alunni dell'Istituto Comprensivo Croce di Castel Baronia. Ecco, stiamo lavorando, come la Proloco sta facendo questo progetto, questo lavoro importante di recupero, e ecco, si spera che queste cose straordinarie che sono appartenute alla storia dell'Irpinia e quindi di Castel Baronia e della Baronia intera possano essere recuperate e rese patrimonio di tutti. Perché non immaginare dei ragazzi, una sorta di cooperativa dove si possano produrre questi monili, a cominciare dall'anello, dal bracciale, dall'orecchino, da qualsiasi oggettistica possa essere utilizzata e quindi recuperata e lavorata attraverso questa vecchia tradizione che era dei loro avi, quindi attraverso l'osso che è anche un materiale nobile, quindi immaginare di produrre e quindi anche di creare economia, così come è stato fatto poi all'epoca, nel Settecento, nell'Ottocento. Castel Baronia era uno dei luoghi dove in Irpinia dove l'economia era fertile, perché c'erano addirittura 200-300 persone che facevano questo genere di attività. Noi come amministrazione anche nel passato abbiamo cercato di mantenere vive le tradizioni del nostro paese. Una di queste è la tradizione degli antichi mestieri che si esercitavano a Castel Baronia per la produzione di attrezzature con la lavorazione del corno. Si producevano manici di coltelli, si producevano pettini, insomma tutte attrezzature che poi i commercianti andavano a vendere nei mercati. Andando nel mercato hanno inventato questa lingua ciaschina per non farsi capire e alcune parole prendevano il nome dal colore della parola, dal tono della voce e tante altre voci. Per esempio, ciaschi, l'ufrezz è buono. Ufrezz era il vino, essendo frizzante, quindi si chiamava Fritz. Abbiamo anche un vocabolario che è stato, prodotto dalla scuola media di Castel Baronia, all'epoca del preside Valentino Stanco, nel quale sono state raccolte tutte le parole e i relativi significati della lingua ciaschina.